Buongiorno compagni e compagni, credo che sia molto opportuno che facciamo a un mese esatto dal voto questa presentazione della lista in una conferenza, in una riunione che si è occupata in primo luogo della condizione nei luoghi di lavoro e della lotta nei luoghi di lavoro e della lotta sindacale. Conosciamo già l'obiezione, non vorrete mica mescolare la politica col sindacato, perché sono due cose che vanno tenute separate. A questa obiezione rispondiamo che quando nel sindacato, quando nella lotta economica non entra la politica, e io aggiungo non entra la politica rivoluzionaria, i risultati sono quelli che abbiamo sotto gli occhi. E cioè che da 20 o 30 anni questi cosiddetti realisti, questi dirigenti riformisti che si vantano di avere i piedi per terra, che ci criticano, ci accusano di utopismo o almeno di ingenuità, hanno condotto i lavoratori italiani e, come stiamo sentendo, non solamente italiani, nella condizione peggiore che si ricordi da almeno due generazioni. Dove sia diciamo, la classe operaia, la classe lavoratrice italiana, l'abbiamo discusso, ne ha parlato Paolo stamattina, l'abbiamo anche discusso ieri nella prima parte di questa conferenza, siamo in una situazione in cui quattro operai possono entrare in un'azienda siderurgica e non uscirne più, in cui tre lavoratrici che prendono un treno come milioni di persone fanno tutte le mattine per andare a lavorare non tornano a casa perché un binario che non ha avuto manutenzione si è incontrato con una vettura ferroviaria che non ha avuto manutenzione. La ripresa economica si paga al ritmo di 1000 morti all'anno in questo paese. Queste sono le cose che fanno notizia, che fanno i titoli sui giornali. Poi ci sono le cose che ne fanno di meno. In questo paese, dopo 20-30 anni di tagli, di privatizzazione, di liberalizzazione, di distruzione dello Stato sociale, ci sono, c'è chi dice 9, c'è chi calcola 12 milioni di persone che non possono curarsi. Perché nel loro territorio non esistono i servizi sanitari necessari o perché i costi, anche nella sanità pubblica, le liste di attesa, i costi sono arrivati a un punto tale che milioni di persone rinunciano a curare la propria salute. Si muore di crisi, si muore della povertà e del degrado sociale indotto e generato da questa crisi. E dunque noi ci troviamo a affrontare questa discussione, questa campagna elettorale, in una situazione diciamo che ci sollecita a riflettere sull'essenza dei problemi che abbiamo davanti. Credo che tutti voi abbiate fatto, o quasi tutti in queste settimane, questo lavoro della raccolta delle firme, per il quale peraltro dobbiamo un grandissimo ringraziamento a centinaia di compagni e compagni che si sono prodigati anche in condizioni proibitive in alcuni casi per garantire la presentazione della nostra lista. Credo che è stata una grande occasione, oltre che un grande sforzo, per toccare con mano qual è l'opinione, il sentimento appunto di migliaia, anzi di decine di migliaia di persone con cui in qualche modo abbiamo interagito quando gli chiedevamo di darci un sostegno. Una persona che mi ha firmato, che non è certo una militante politica, forse avrà votato a sinistra qualche volta nella sua vita, leggendo il volantino col nostro programma, mi ha detto: vedi Claudio, le cose che scrivete sono cose che tutti pensiamo, sono le cose ragionevoli, le pensioni, l'orario di lavoro, il salario minimo, eccetera, e sono anche le cose che tutti noi pensiamo essere impossibili. Questo è il paradosso in cui la firma me l'ha data. Questo è il paradosso in cui ci troviamo. Noi abbiamo toccato con mano questo. Ed è esattamente da qui che nasce il nostro programma. È vero. In questo sistema le cose che noi scriviamo, che sono le cose ragionevoli, delle condizioni decenti di esistenza, sono impossibili nelle compatibilità, nelle regole e nelle necessità che ha il capitalismo oggi in questo paese, che comunque rimane uno dei più ricchi del mondo. Questo è importante dirlo, perché adesso c'è tutta la discussione, la campagna elettorale, le promesse, no? Aboliremo la Fornero, aboliremo l'università gratuita,
vi taglieremo le tasse, ti regalo una panda, cioè, qualsiasi cosa. Però poi la discussione vera che c'è è che si apre, e la polemica tra le altre forze è: ma questo è impossibile, come si fa, con che soldi, con quali risorse. Noi dobbiamo avere la chiarezza e il coraggio, la capacità di spiegare questo semplice punto, che oggi non dico già il progresso sociale, ma anche il mantenere le condizioni che abbiamo diventa impossibile nelle cosiddette compatibilità e necessità di questo sistema, su cui alcune parole vorrei aggiungere, perché siccome si dice che c'è la ripresa, in effetti c'è una certa ripresa dell'economia, è anche ripresa su grande scala la speculazione nelle borse. Forse non sapete che il valore delle borse, di tutta la capitalizzazione delle borse a livello mondiale, è arrivato nuovamente a superare il PIL mondiale. In altre parole, si parla di circa 80.000 miliardi di dollari di valore delle borse, come nel 2007, alla vigilia della crisi. Ma questa è un'altra discussione, perché vuol dire che si stanno preparando nuovi crolli, perché quando si gonfiano queste grandi bolle speculative, prima o poi qualcuno rimane col cerino in mano, e sappiamo di chi si tratta. Bene, solo lo scorso anno, nel 2017, grazie a questa grande crescita delle borse e dell'economia, 70 persone, cioè molte meno di quelle che sono in questa sala, hanno incassato più di 1.000 miliardi di dollari. Sono cifre che non si riesce quasi a concepire. Ogni giorno escono dati, ormai sono quasi monotoni, adesso si sono trovati a Davos in Svizzera, ne sono usciti altri. Poche decine di persone, diciamo, ne ho trovato un altro, 500 persone più ricche del mondo possiedono una ricchezza accumulata di circa 5.300 miliardi di dollari. Nel mentre che si accumulano queste ricchezze, questo settore della società è entrato nella crisi e ne è uscito meglio di come c'è entrato. Mentre si accumulano queste ricchezze, avanza non solo nella finanza, ma nell'economia reale, cioè quella dove si produce la ricchezza reale, una condizione di nuovo servitù e, per certi versi, in alcuni casi, lo diceva anche prima Hans, confinante con lo schiavismo. I salari reali in Italia sono fermi o in calo, anche l'anno prossimo l'OCSE, che non è un organismo di ispirazione marxista, ma è fatto dai padroni per dire ai padroni la verità, prevede che in Italia caleranno i salari reali. Si calcola 14, 15, 17 milioni di persone in povertà, ma la cosa significativa non è solamente che aumenta la povertà, ma aumenta a dismisura la povertà di chi lavora. 20 anni fa, 30 anni fa, quando domandavi chi potesse essere un povero in Italia, parlavi o di un pensionato con la minima, o magari di un disoccupato, soprattutto nel mezzogiorno, dove la disoccupazione era endemica. Oggi si parla di milioni di lavoratori che vivono con salari che non arrivano a farli uscire dalla condizione di povertà. I pensionati sono quelli che devono aiutare i figli e i nipoti, magari per pagare una tassa universitaria, una spesa medica o un affitto. Questa è la conseguenza della crisi, ma è anche la conseguenza delle misure che sono state prese, delle leggi che sono state fatte, che sono una lunga fila, che non ha inizio certo nel 2008, ma che ha avuto un'accelerazione forte in questa legislatura. Viene avanti non solo l'idea, ma la pratica del lavoro gratuito. L'alternanza scuola-lavoro è un esempio clamoroso di questo, ormai si è capito che cos'è. Migliaia, anzi decine, centinaia di migliaia di ragazzi che in parte vanno a fare cose inutili e finte, ma in altra parte vanno nelle aziende a lavorare gratis o quasi gratis. Questa si chiama schiavitù. Peraltro ci sono anche stati casi di incidenti e di situazioni oltre il limite perfino della decenza, infatti non riescono neanche a scriverli sui giornali. Questa cosa va molto di moda. Infatti, come alcuni di voi sapranno, uno dei guru del Movimento 5 Stelle, che è un sociologo che si chiama De Masi, si è esercitato a scrivere un libro che si chiama
lavorare gratis, lavorare tutti, perché il futuro è dei disoccupati. Questa è la concezione vera che sta in quei movimenti come il 5 Stelle che dicono diamo il salario di cittadinanza, che io chiamerei il salario della morte, perché 780 euro al mese a integrare a quello, se tu fai un lavoretto a integrare a quello, significa precisamente creare le condizioni per cui milioni di persone siano disponibili, andare in un'azienda, sotto un capannone, in un ufficio, quello che sia, a lavorare gratis o quasi gratis, sperando che questo un giorno gli porti la possibilità di un posto di lavoro, di un posto di lavoro vero. Si è parlato molto di Amazon in questi giorni, avete visto che adesso anche i ministri del governo Gentiloni si scoprono una vena antipadronale, mi verrebbe da dire calendere, il braccialetto. Amazon è nelle cronache, come spesso la logistica, per il suo regime di super sfruttamento. Sono aziende in cui i padroni calcolano questo, che tu puoi resistere 3 anni, 4 anni e 5 anni, poi te ne vai via. Cioè, ti devono spremere, l'obiettivo non è che tu possa lavorare lì dentro una vita di lavoro, devono spremerti in quell'arco di tempo e poi mandarti fuori. Il lavoratore Amazon, come sapete, è quello che fa 20 km al giorno andando su e giù per gli scaffali, che solleva centinaia, 250-300 pacchi all'ora, e adesso appunto li vogliono mettere in braccialetto. Però siccome fuori c'è la disoccupazione di massa, siccome fuori non ci sono grandi alternative, quei lavoratori hanno iniziato a ribellarsi, perché devono conquistarsi un futuro là dove sono, perché è poco credibile dire vabbè, non sono i lavoretti, come si diceva un po' di tempo fa, che si fanno da ragazzi e poi si trova il lavoro vero dove potrò stare tutta la... Qui sono e qui devo sopravvivere. E lo sciopero che c'è stato a Castel San Giovanni, vicino a Piacenza, dove c'è il loro, uno dei loro principali magazzini, scusate non mi ricordo la data, è stato Black qualche Friday. Settimana fa, Black Friday, ma io non so quando è, 28 novembre su Amazon, per mia incapacità, consapevole, è stato uno sciopero storico, è stato uno sciopero importante, perché nasce esattamente dalla maturazione della coscienza di questi lavoratori, che è lì che devono conquistarsi un futuro. Sapete, adesso si è parlato dei braccialetti. Amazon ha detto che nei nuovi impianti vogliono aprire ancora o allargare a Bergamo, a Torino, ha detto che siccome questa questione dei 20 km è troppa, cambieranno, così hanno scritto sui giornali, cambieranno sistema. L'operaio sta fermo e arriva il robot a portargli la cosa, questo gli aiuta anche a gestire gli spazi. Siccome l'operaio sta fermo lì e deve muovere 300 pacchi all'ora e forse di più, e rischia diciamo la trombosi, l'infarto, lo circolo, non è che gli diamo le pause, no? Stai lì, non so, tre quarti d'ora, poi fai la pausa e vai. No, faremo una pedana vibrante, perché questo aiuta. No, non sto scherzando, questo esce sulla stampa economica, che aiuta la circolazione, e pare che i preposti o i capi, non so come li chiamano, sicuramente sarà una parola inglese, daranno il tempo col tamburello, no? Come sulle trirene, dove c'era quello col tamburo che faceva remare gli schiavi. Parliamo, e questo è importante, delle aziende all'avanguardia, non stiamo parlando del padroncino che sta nello scantinato e sfrutta il lavoro nero, che continua a esistere naturalmente, ma stiamo parlando delle... Amazon è l'azienda più capitalizzata al mondo. Si dice, per esempio, dopo una strage come quella di Piottello, ma tutti i giorni, non ci sono le risorse, non ci sono le possibilità. Abbiamo un debito, abbiamo un grande debito. Ora, Confartigianato, che i conti li sa fare, ha fatto una piccola somma da cui risulta che in 20 anni lo Stato italiano ha restituito 1.700 miliardi di euro solo di interessi sul debito pubblico. Eppure questo debito continua a essere il 132-133% del PIL, non si riduce. Uno potrebbe dire abbiamo speso chissà che cosa, ci siamo dati la pazza gioia, ci siamo pagati. No, di questi 20 anni, 19, lo Stato italiano nel suo bilancio ha avuto un saldo primario, cioè al netto degli interessi, era in attivo e anche di cifre consistenti, non di 0,1, in alcuni anni 2, 2,5-3%. Questo debito con questo sistema non si pagherà mai, come dimostra anche il caso della Grecia che citava Paolo nell'introduzione.
dove tanto più hanno tagliato, tanto più hanno privatizzato, tanto più hanno alzato le tasse e ancora sono lì con un debito che non si può più pagare. La differenza è che quando avevano cominciato il debito era in mano alle banche, adesso le banche sono state coperte, il debito verrà ripartito quando si capirà che non si può pagare tra i contribuenti, dunque alla fine in primo luogo i lavoratori. Quel debito va annullato, questo è scritto nel nostro programma, va riconosciuto il risparmio, ma siccome la gran parte è in mano a banche finanziarie e grandi compagnie, quel debito non deve essere ripagato, perché quella è una tassa di 60, 70, 80 miliardi all'anno, a seconda degli anni, di interessi, che lo Stato italiano paga alla finanza nazionale e internazionale. Se non si riconosce quello, allora si vede che le risorse ci sono per aggiustare i binari dei treni, per mandare i ragazzi a scuola senza che debbano pagarsi il contributo scolastico e magari portare anche il materiale scolastico e via di seguito. Questo intendiamo dire quando diciamo che il nostro programma è incompatibile, non per nostro capriccio, è incompatibile con le condizioni in cui ci hanno messo e in cui ci mette questo sistema. Un debito pagato a banche sussidiate con miliardi pubblici, le banche venete sono state solo l'ultimo, quel salvataggio, 17-20 miliardi, ma sì, ci hanno messo un giorno a trovarli, non trovano 100 lire per comprare la carta igienica in una scuola, ma ci hanno messo un giorno a tirar fuori 20 miliardi a garanzia di 4 banche, neanche le più grandi fallite, e sappiamo cosa è stato fatto in questi 10 anni con migliaia di miliardi di euro messi a coprire i buchi della finanza. Queste banche vanno nazionalizzate, se dobbiamo sussidiare tutti i giorni con gli interessi sul debito e con i salvataggi vanno espropriate, ma non nazionalizzate pagando, non gli va data una lira, va tolto tutto, messo in mano allo Stato, e si deve creare un sistema che funzioni nell'interesse pubblico, nell'interesse comune, così come quelle imprese che chiudono, licenziano, delocalizzano. L'Embraco, avete visto a Torino, è un'azienda della Whirlpool, che tra l'altro è quella che ha spinto Trump a mettere questa proposta di dazi sugli elettrodomestici per gli Stati Uniti. Arrivano, prendono, spesso aziende che sono state privatizzate per quattro soldi, come è stato il caso dell'Ilva o di altre, spremono quello che c'è da spremere e poi spariscono e chiudono. I compagni della nostra organizzazione sono stati impegnati in diverse di queste vertenze, contro le multinazionali, contro la Yamaha, contro Vapor Europe, eccetera. E noi sappiamo che queste lotte sono difficili da vincere e c'è solo una rivendicazione che può tagliare il nodo alla radice. Sei venuto qua, te ne vuoi andare, vai dove vuoi, ma la fabbrica resta qui. E non solo non ti diamo una lira, ma andiamo a aprire i libri di tutti i libri contabili, i conti di tutti gli ultimi anni, vediamo dove hai fatto i profitti, e i profitti restano qua, e l'impresa deve andare in mano allo Stato, deve essere gestita dai lavoratori per fare qualcosa di utile. Questa è l'ispirazione, è la base del nostro programma. C'è un sottosalario dilagante, abbiamo una rivendicazione, 1.400 euro. Vai a lavorare, fai un lavoro a tempo pieno, non puoi prendere meno di quello al netto. E sappiamo che ci sono tanti sindacalisti che dicono no, non si può fare leggi di questo genere, perché questo deprime la contrattazione salariale. In un paese dove da 10 anni non sono capaci di far salire il salario di una categoria, tranne quella dei poliziotti, perché quelli che devono dare legnate comunque devono essere adeguatamente retribuiti per il rischio che corrono. Ora, noi naturalmente in questa campagna elettorale non ho tempo di parlare di tutto il nostro programma, lo abbiamo scritto, l'abbiamo pubblicizzato, lo discuteremo. Abbiamo di fronte degli schieramenti che pure in concorrenza si propongono di mantenere l'unica vera promessa elettorale. Tutte quelle che faranno da qui al 4 marzo sono balle, lo sappiamo, ma una promessa l'hanno fatta, non in televisione, almeno non a noi, ma l'hanno fatta a chi veramente detiene il potere, cioè che quel debito si pagherà, che quelle regole verranno rispettate, e si dividono tra di loro solo su chi gestirà questo. Lo abbiamo visto nei banchetti, il Partito Democratico pagherà in queste elezioni tutto quello che ha fatto in questi anni, il Jobs Act, la Fornero che è rimasta lì, la buona scuola, tutte le porcherie che hanno fatto, l'abbiamo visto già col referendum del 4 dicembre
del 2016 e lo rivedremo nelle urne. Io non so, ne ho fatti diversi di banchetti, ne ho trovati due o tre che sono venuti a dire no, bisogna votare il PD. Cioè, anche chi lo voterà non ha neanche più il coraggio di dichiararlo per voto. Sono stato fortunato. Sì, no, vengono e dicono che la colpa è del popolo che non li capisce. Come diceva il poeta, se il governo ha perso la fiducia del popolo è ora di cambiare il popolo. Ma il problema è quali sono le alternative. Si dice la destra rimonterà e abbiamo una Lega Nord, questo è importante, che tenta di presentarsi, di rifarsi una... anzi non è più Lega Nord, per se ve lo ricordo, è Lega e basta. Perché devo... Vabbè, non avrà grande successo, credo, a sud del Po. Ma che, la cosa importante, tenta di presentarsi come il partito che sta dalla parte dei lavoratori, che fa campagna contro la Fornero, la legge Fornero, per le pensioni, eccetera. È bene ricordare le responsabilità, che dobbiamo andare a dirlo in quelle fabbriche, in quelle zone dove c'è qualche lavoratore che cade in questa trappola. La Lega Nord ha tra le responsabilità peggiori per quello che è stato fatto nel, nel mondo del lavoro in questo paese. La riforma delle pensioni Dini l'hanno fatta loro assieme al centro-sinistra, che è stato il primo attacco a distruggere il sistema pensionistico. Due volte sono stati loro ad attaccare l'articolo 18 con Maroni ministro nel 94 e nel 2001. La legge Biagi, che dovrebbe chiamarsi legge Biagi Maroni perché sempre lui era il ministro, la peggior legge precarizzante, non l'unica, perché c'era anche il pacchetto Treu fatto dal centro-sinistra, ma la peggiore legge l'hanno fatta loro, quella grazia a cui si fanno gli appalti, subappalti, che sono diventati la pestilenza dei luoghi di lavoro per distruggere i diritti, per distruggere i salari. Le deroghe ai contratti, alle leggi del 2008 le hanno fatte loro con Sacconi ministro. Queste cose noi dobbiamo ricordarle quando qualcuno ti viene a dire no, però Salvini sta dicendo cose dalla nostra parte. Io credo però che una Lega è una destra screditata, con un leader diciamo, che ha qualche problema. Tutti sanno che è una coalizione finta, che non tiene, non so quanti voti prenderanno. Abbiamo visto tantissime manifestazioni di astensionismo anche quando abbiamo fatto i banchetti, questo magari cambierà i risultati. E poi naturalmente ci si presenta come alternativa il Movimento 5 Stelle. È uscito un sondaggio interessante fatto per il Corriere della Sera, che non ci sorprende perché queste cose le sappiamo, le vediamo, che dice che il 5 Stelle prenderà il 40% del voto operaio, gli dà un voto medio intorno al 29%, però il 40% del voto operaio, il 32-33% del voto di impiegati, insegnanti, incredibile, insegnanti hanno sempre votato il centro-sinistra in grande parte, in sostanza nelle fasce tra i 25 e i 50 anni di età appare come il partito che catalizza l'opposizione soprattutto tra i lavoratori precari e chi ha pagato questa situazione. E noi dobbiamo confrontarci con questa realtà, lo sappiamo bene, ce l'hanno detto tanti banchetti, anche gente che firmava, io firmo per voi ma se voglio dargli il colpo devo votare quelli perché sono l'opposizione più grande. Ma qual è la traiettoria di questo partito? Soprattutto da quando hanno eletto, scelto Di Maio come candidato, come leader. Ma prendete Google Maps e vedete, tracciamo Di Maio dove è andato negli ultimi sei mesi. Allora, è partito da Cernobbio, sapete, questo grande forum che fa la Confindustria tutti gli anni in una mera località dove abbiamo preso anche una firma, se non ricordo. Tre, grazie, ad Alessandro che è andato fino là a recuperare i certificati al comune. È andato a Cernobbio e adesso tutto quello che abbiamo detto di rompere con l'Unione Europea e l'euro non è più così, sì, è l'estrema razza, ma non è quella la nostra strada. Siamo un partito ragionevole, il nostro modello è il governo Rajoy in Spagna, questo una settimana prima che quello mandasse 10.000 celerini a fare un colpo di Stato in Catalogna. Questo è stato il primo modello. Subito dopo è andato negli Stati Uniti, perché se vuoi governare in Italia c'è un percorso preciso e ci vuole anche l'amico americano. Non se lo sono filato molto, già che era lì ha incontrato anche il segretario di Stato del Vaticano, hanno fatto un pranzo assieme, e negli Stati Uniti ha detto che il suo modello è la politica fiscale di Donald Trump, che aveva appena messo in discussione la riforma che poi è passata, che regala 1.500 miliardi di dollari nei prossimi anni prevalentemente alle imprese
e alle fasce più ricche della popolazione. Basta considerare che l'aliquota base per le imprese, per i profitti, passerà dal 35 al 21% e gli fa uno scudo fiscale per cui quelle migliaia di miliardi di dollari che le multinazionali americane hanno nei paradisi fiscali possono rientrare pagando un'imposta dell'8% anziché il 35%. Uno dei più grandi regali fiscali alla classe dominante. Dunque, dopo aver essersi ispirato a Rajoy, è andato negli Stati Uniti, si è ispirato alla politica fiscale di Trump, poi è tornato e ha iniziato a scrivere lettere a tutti, a Macron, al Corriere della Sera, dichiarando che quello è un partito ragionevole, moderato, e che candiderà tantissimi imprenditori capaci che faranno muovere l'economia e che il suo amore per la polizia e le forze dell'ordine è incondizionato. E poi per finire è andato a, la penultima tappa l'ha fatta settimana scorsa, penso che l'avete vista, è andato a fare riunioni a porte chiuse, non so perché non fanno gli streaming quando incontrano i capi dei fondi di investimento della City di Londra. A spiegargli diciamo, cosa pensa dell'economia. Manca solo un passaggino, ma quello di solito lo fanno dopo le elezioni, se vincono, il Papa non so se lo riceve, all'ambasciata israeliana, perché bisogna garantire che nessuno parli in favore dei palestinesi se c'è in un governo italiano. Questo è il cursus honorum di Luigi Di Maio. Ora, noi sappiamo bene che il voto spesso è questione di alternative, e dunque molte persone ragionano in questi termini, però io credo che inizia a diffondersi almeno tra una parte, tra dei giovani più arrabbiati, dei lavoratori più arrabbiati, più radicalizzati, la sensazione, non voglio dire la consapevolezza, ma la sensazione che non è più quel movimento che prometteva di spaccare tutto, di far saltare il sistema. Noi dobbiamo parlare a questo settore, non perdete il vostro tempo per altri 5 anni con questa gente, perché se siete all'opposizione, se siete furenti, se siete rabbiosi e volete trovare un modo di lottare, il vostro posto non è lì. E vorrei dire anche perché è successo questo, perché non è solo, come si dice, di quelli che partono incendiari e arrivano pompieri, che è una cosa che si ripete molte volte nella politica. Questa traiettoria nasce da una caratteristica molto precisa di quel movimento, che è nato fin dal primo giorno come un movimento interclassista che non riconosce il conflitto di classe, che parla di cittadini e non capisce che i cittadini si dividono in sfruttatori e sfruttati, che la società si divide tra padroni e lavoratori, tra capitale e lavoro. Chi non capisce questo inevitabilmente alla fine diventa vittima o diventa strumento dell'ideologia e della politica dominante. Questo è quello che sta succedendo anche al 5 Stelle ed è per questo che noi caratterizziamo la nostra lista come una lista di classe. Io sono contento, non è che l'abbiamo cercata sta cosa, che nel collegio dove si candida Luigi Di Maio noi candidiamo il compagno Loffredo, operaio della Fiat di Pomigliano, uno dei tanti che hanno fatto la battaglia contro la nazione, e che l'abbiamo fatto come Salvini, comunque si candida Renzi ci vado io, semplicemente lingua è lì, giustamente, però io credo che questo è una questione politica che noi dobbiamo sollevare. La lotta di classe in questa campagna elettorale deve entrare, possiamo farla entrare solo noi. Devo chiederti un minuto in più, ma giuro che sto andando a concludere, poi si potrà anche mangiare, perché questo movimento, la verità, e questo l'ha detto a Londra, l'hanno smentito ma è vero, sta dicendo ai padroni, parlo del 5 Stelle, sta dicendo ai padroni nazionali e soprattutto internazionali: se necessario noi ci saremo, non siamo più quelli che dicono governeremo solo da soli, se non potremo governare da soli parleremo con tutti sostanzialmente e troveremo le convergenze per riuscire a gestire questa situazione. E questo è, diciamo, questi sono gli schieramenti contro cui noi combattiamo. Naturalmente ci sono, queste sono le ultime due cose che dico rapidamente, altre forze. L'altro giorno qualcuno ce l'ha chiesto, ma liberi uguali. Ci sono quelli che erano nel PD fino a ieri, che hanno fatto un'alleanza con quelli che erano nel PD fino all'altro ieri. Essendo pochi, hanno fatto un'alleanza con quelli che erano alleati del PD sempre fino alla settimana prima e hanno fatto un partito in cui si è aperta la discussione su come allearsi col Partito Democratico. Allora,
Io non lo so, però se si dice che quella è la rinascita della sinistra in questo paese, mi permetto di avanzare qualche dubbio e soprattutto domando: che sinistra? Per fare cosa? Bersani, quando l'hanno intervistato una volta, l'ho detto, ha detto: vabbè, se non fate l'articolo 18, fate almeno il 17 e mezzo, perché pensa di essersi in fase. Cioè, quei classici partiti riformisti che in questa epoca dicono ai padroni: se dovete attaccare i lavoratori, non fate tutto d'un colpo, fate un po' alla volta, dal 18 li porteremo a 17 e mezzo e giù fino a zero. Questa è la logica che anima questo tipo di movimento. E infine sono anche, credo che è giusto dire una parola, su una lista sgorgata dal nulla, un po' diciamo per immacolata concezione, si propone come unificazione della sinistra col nome di potere al popolo. Ecco, naturalmente la nostra critica a queste liste è diversa da quella che facciamo alle liste del capitale. Con loro possiamo, Renzi, Berlusconi, Di Maio sono i nostri avversari. Queste sono liste che noi critichiamo perché pensiamo che siano incapaci di contrapporsi a queste forze. Però voglio dire due cose su questa lista. Il programma non è un optional. Quando questi compagni ci dicono: sì, ma non dividiamoci tra riformisti e rivoluzionari, tanto sono cose che si vedranno dopo, l'importante è cominciare. No, perché si può fare un bel programma, un bel elenco della spesa, e tante cose che si chiedono magari le chiediamo tutti, ma se tu non dici come ci vuoi arrivare, tu rifarai tutti gli stessi errori che la sinistra radicale cosiddetta ha fatto in Italia e in Europa negli ultimi 20 anni. E l'ultima lezione ci viene dalla Grecia, dove un governo che aveva ben altra forza di quella che la sinistra in Italia, spalleggiato da un referendum in cui la maggioranza della popolazione gli diceva: no, rifiutiamo il memorandum, combattiamo contro la Merkel, contro il Fondo Monetario, contro la BCE, contro Draghi, ha capitolato nel giro di una settimana firmando la svendita del suo paese e la svendita dei diritti dei lavoratori. Errare umano, ammesso che sia stato un errore, perseverare diabolico. Una lista che non si propone di fare chiarezza su questo, che non dice chiaramente qual è la sua posizione rispetto all'Unione Europea, all'euro, alle sue regole e al capitalismo, è una lista che si rimette sulla stessa strada e per giunta ha dentro di sé l'altro grave vizio, che è quello del trasformismo. Se una lista è guidata dal partito della Rifondazione Comunista, dal partito dei comunisti italiani e da altre forze, tanto che ne sono i legali depositari, come ci spiega il Ministero, è giusto presentarsi con la propria faccia. E noi vogliamo presentarci con la nostra faccia in queste elezioni, perché abbiamo solo da guadagnare, abbiamo solo da avanzare a far conoscere la nostra traiettoria politica. Questa lista della sinistra rivoluzionaria è una lista di una sinistra che è pulita, che ha sempre fatto quello che diceva, che ha sempre dichiarato le proprie posizioni, le proprie battaglie alla luce del sole. Si è parlato del 68, no, Hans ne parlava prima, tornerà. Io sentivo prima si parlava dell'Argentina, di queste contestazioni, chi ha qualche anno si ricorda che a 300 metri da qui, un po' di anni fa, i dirigenti sindacali hanno preso le bullonate, ma non da quattro estremisti, da decine di migliaia di operai, perché avevano venduto la scala mobile. Tutti questi riformisti e questi sindacalisti hanno dimenticato tante cose e hanno dimenticato la più importante. La pazienza dei lavoratori è tanta, ma non è infinita. E dopo queste elezioni si vedrà. Perché la ricerca del cambiamento c'è, la ricerca dell'alternativa c'è, e questo cambiamento, questa alternativa non arriva mai. Dunque noi dobbiamo usare queste 4 settimane per mettere un altro mattone, un'altra pietra angolare di questa alternativa, e la sinistra rivoluzionaria andrà avanti per questo. Grazie.